E ci siamo svegliati con questo super grande boom dei mercati di nuovo di domenica, di nuovo contro i ragazzi dei future del CME. Mi viene da ridere, ragazzi, ma vi fa ridere questa cosa, non potete capirlo. Sembra la rivincita dei poveri contro i ricchi dopo anni di angherie degli istituzionali con i future e danni dei piccoli investitori che si alzavano la mattina in gabbia. Adesso tocca a loro. Beh, sarà una cosa momentanea sicuro, però per chi come me sul mercato da tanti anni vedere che ogni domenica gli fanno questo scherzetto mi fa solo ridere, sorridere e sono contentissimo. Bitcoin rompe la resistenza madre, 8.500 dollari, assolutamente bello, un movimento fantastico. Se vi ricordate, chi di voi ha visto anche il mio webinar, quello della scorsa settimana, quello insomma dove vi parlavo di tutto quello che ci potevamo aspettare dal mercato, vi ricordate che io avevo parlato di questa resistenza 8.500 come una resistenza stra importante del mercato ed è esattamente così. Perciò oggi andiamo a vedere quello che sta cambiando, perché andiamo a vedere l'analisi ciclica, un nuovo ciclo iniziato nei giorni scorsi è di nuovo rialzista perché c'è stato un altro massimo dei mercati, il trend continua ad essere rialzista, molti di voi continuano a farmi una domanda e voglio rispondere qui sul canale a tutti e la domanda è questa. Esco dal Bitcoin, sono dentro, ho comprato, esco, devo uscire a questo prezzo, devo uscire a quell'altro prezzo. Allora, ragazzi, dovete seguire il trend. Adesso stamperò una maglietta perché molti di voi mi stanno prendendo in giro online, mi stanno prendendo in giro anche su Telegram, in Academy non vi dico perché io dico sempre trend is your friend. Ma lo dico, ragazzi, perché nei mercati delle cripto, per chi di voi magari è giovane su questo mercato, molti di voi magari hanno un po' il dubbio su queste cose. Nei mercati old questi sono concetti assodati. Chi magari lavora da 20 anni nel trading lo sa che trend is your friend. Però, ragazzi, nelle cripto io lo ripeto perché so che è un problema per tantissimi investitori e quindi do una mano così a tutti voi per ricordarvelo costantemente. Trend is your friend. Quando dovete chiudere una posizione in Bitcoin che state facendo bene, quando il trend cambierà. Guardate il mio corso di formazione free, come fare holding, è tutto scritto lì, ok? Studiatevi quei corsi, ragazzi. Poi un'altra domanda mi fate sempre. Mauro, ma il trading system tuoi come sono long? Allora, noi abbiamo diversi trading system che utilizziamo anche nella Trading On Academy. Li stiamo utilizzando sia come vedette, come punti di vista, sia proprio operativamente come trading system. Ma in quel caso, quello più importante in questo momento, che è quello long, quello il trading system long, quello che fa ragionamenti di lungo periodo, è long, ragazzi, da 5.005 più o meno 5.003, adesso non mi ricordo bene, ma siamo attorno al 60% di profitto. Ovviamente, ragazzi, non sono cose che avvengono sempre sui trading system, avvengono quando c'è un bel trend, ma quei trading system sono stati creati per fare questo, sono long anche su altcoin, eccetera. Quindi i miei trading system sono long, quelli di lungo termine. E se gireranno e chiuderanno l'operazione, vi mando un avviso di garanzia. No, vi mando un avviso, cercherò di dirlo quando sarà. Insomma, se uno di questi miei trading system cambierà. E chi è in Academy, ovviamente ce l'hanno in real time, ragazzi. Però, insomma, su Bitcoin cercherò magari di informare sempre il canale, ma non vi preoccupate, c'è tempo per questo discorso. Spostiamoci sui grafici. Bitcoin, nuovo ciclo, Ethereum. Bisogna vedere. Eccoci davanti al grafico Bitcoin contro USD Bitfinex, come sempre grafico daily, il nostro grafico che stiamo seguendo. Di nuovo la mia X degli X-Men della scorsa settimana è stata perfettamente centrata dal mercato, ragazzi. Sono delle possibilità, sapete che io do sempre due possibilità al mercato per capire come comportarci. La rottura della resistenza a 8.500 dollari cambia radicalmente il concetto di questo movimento, che prima era inteso come un movimento di correzione, ma con una rottura che è stata confermata in chiusura daily, ragazzi, però è anche vero che era la giornata di domenica, e una rottura di questa importanza va comunque fatto trading. Chi di voi, magari alcuni di voi sono entrati sulla forza, ok?
Però oggettivamente, da un punto di vista di visione macro, aspetterò la conferma della settimana su questo break per fare anche delle analisi cicliche di lunghissimo periodo. Però questo discorso vale perché siamo di fronte a una delle resistenze più importanti degli ultimi anni. Insieme a quelle dei 4.400, sicuramente questa di 8.500 è una resistenza ciclica stratosfericamente importante. Definiamola così. L'ho detto a tutti quelli che erano sul webinar della scorsa settimana, ne avevamo già parlato. Allora, cosa sta succedendo? Cantiamo vittoria, IP, tutto ok? Ok, sicuramente Bitcoin sta facendo un ciclo rialzista che non è più appartenente al ciclo ribassista del 2018. E questa cosa è così, perché da un punto di vista ciclico la rottura degli 8.500 sancisce proprio questo passaggio, questo movimento iniziato a dicembre del 2018 non è più un movimento di correzione, non può essere più considerato un movimento di rimbalzo, ma è un ciclo nuovo a sé stante. Poi dove andrà, ragazzi, non si sa. Rompe i massimi, non rompe i massimi, non lo sappiamo. Vedremo continuando a cavalcare questo trend come stiamo facendo dai 4.400 dollari. Continueremo a cavalcare, quindi ci saranno tanti video aggiornamenti, tante cose da dire ancora. Iscrivetevi al canale se volete stare fissi su questi momenti e sempre essere aggiornati. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Io su YouTube dico un sacco di cose. Do anche contenuti extra sul canale Telegram. Quindi state sui canali, vi arriva una notifica. Non pubblico molto assiduamente, quindi non è neanche molto stressante. Allora, al momento 8.500 resistenza, però c'è anche una view ciclica da fare. Abbiamo altre resistenze in questo momento da prendere in considerazione? Sì, ragazzi, ci sono. Sono molto lunghe, però devo essere sincero, sono molto lontani. Quindi, insomma, le consideriamo perché è giusto considerarle. La prima è 9.000. La successiva è il punto di arrivo che avevo indicato probabilmente nel webinar della scorsa settimana, è 10.000 di questo movimento, poi vedremo come, dove e quando. 9.000 l'ha già toccato ieri, ragazzi. Queste resistenze, come ho sempre spiegato nei vari video, assumono un po' sempre meno consistenza per via del fatto che sono estremamente lontane. Quindi, se queste resistenze bloccheranno i movimenti, sicuramente assumeranno poi un rilievo. Al momento le consideriamo anche perché non abbiamo possibilità di averne altre. È ovviamente una resistenza doppia come quella dei 9.000, che funge sia da resistenza perché è stata comunque utilizzata dal mercato qui in questa fase più o meno nel marzo del 2018, sia perché comunque è un numero tondo e sapete che da un punto di vista di emozioni e di emotività fanno il loro effetto. Quindi 9.000-10.000 le prossime resistenze da un punto di vista di analisi tecnica. 10.000 dovrebbe essere un punto di arrivo di una fase ciclica, vedremo, ma il mercato sta andando molto veloce, molto di più di quello che io stesso mi aspettavo. Ragazzi, ecco qui un po' di discorsi, ieri parlavamo se fa il pullback di 8.500, beh, sarebbe anche gradito, ragazzi, però poi il problema qual è? Che nei momenti in cui i mercati vanno su a scheggia, i public non ve lo fanno sempre, e infatti Bitcoin non l'ha fatto per niente. Infatti, i nostri ingressi di pullback non sono mai entrati, sono entrati solo quelli sulla forza. Perché il mercato, ragazzi, prende una direzione e la segue, perché vi deve dare un prezzo di acquisto. Il famoso sconto, ragazzi, il famoso sconto non ve lo dà il mercato così tanto facilmente. Ve lo dà se i prezzi scendono, come facevano nel 2018, che crollavano, e quelli non erano prezzi a sconto, era un trend ribassista. Ma in un trend rialzista i prezzi a sconto non sono sempre facili. Ecco, per esempio, qui c'è stato questo pullback dei 7.000, l'ha retto alla grande e poi si è spinto fino ai 9.000 dollari, più o meno 8.009 qui. Quindi intanto levo la X per vedere meglio il grafico. Da un punto di vista di analisi tecnica, le informazioni che abbiamo, ragazzi, sono queste. Quindi siamo in un trend rialzista, non c'è niente davanti a Bitcoin, potrebbe continuare tranquillamente a salire sui 9.000, ma anche sui 10.000, potrebbe assestarsi anche qui in mezzo, tranquillamente, ragazzi. Qui vi faccio una nuova X nei prossimi giorni. Potrebbe tranquillamente farlo. Però
Perché no, come si fa, diciamo, in questo momento quindi a gestire la posizione? Intanto il mercato ci ha dato un primo livello di stop rialzato che è qui intorno ai 7.000 dollari, più o meno qui, 6.008, per chi fa operazioni holding. Quindi chi fa operazioni holding di medio-lungo periodo ha un primo livello di stop rialzato dopo il precedente che era bassissimo qui sotto, adesso ce l'abbiamo intorno ai 6.008, ragazzi. Quindi primo livello importante, stampatevelo in testa, 6.800 dollari per gli holders, quindi quelli che fanno medio-lungo periodo, diciamo 6 mesi, un anno, ecco, chiamiamoli così, e ci ha dato un primo livello. Adesso poi vedremo, andando avanti, cosa succederà. Da un punto di vista ciclico, invece, possiamo ottenere delle fasi importanti in questo momento. C'è una chiusura ciclica che il mercato può fare intorno al 10 di giugno e la vedremo anche nelle prossime settimane perché è una chiusura ciclica importante. Quindi diciamo che questa fase che vedete qui, magari ve la riporto più su per farvela vedere più chiaramente, è una fase che potrebbe essere una fase in cui il mercato cerca magari di scendere, fa un po' di debolezza. C'è da dire però, sono sincero ragazzi, che questa chiusura ciclica non è importantissima, ok? Non è importantissima come quella di agosto, ma lo vedremo poi con calma. Agosto c'è una bella chiusura ciclica, ma c'è tempo per arrivarci e per parlarne. Quindi al momento, insomma, la consideriamo. Potrebbe benissimo fare quello che ha fatto qui, vedete? Questa è una chiusura ciclica. Insomma, qui l'ha fatta anche bella pronunciata, ma potrebbe anche fare questo, 2 o 3 giorni così, insomma, un po' cincischia. Comunque, voi considerate sempre che questa fase di up dei mercati rappresenta, da un punto di vista di curva ciclica, questo discorso qui. Vedete? Quindi siamo in questa fase qui. Quindi, se i mercati poi si spostano e stanno, diciamo, sviluppandosi un ciclo che prenderà i massimi sopra anche i 9.000, al momento i massimi sono intorno ai 9.000 dollari, a quel punto cambieranno anche magari le fasi di ribasso. Io penso che il mercato possa andare poi a fare una chiusura magari sugli 8.500, magari fa il famoso pullback di questo 8.500. Questa sarebbe da manuale, ragazzi, però tra virgolette prendetele con le pinze, perché i mercati quando accelerano, come vedete, poi non vi danno ingressi semplici, dovete essere preparati, va tutto studiato prima il trading, ragazzi, tutto studiato prima, altrimenti inseguite i mercati. Quindi ciclicamente una possibile fase di debolezza si potrebbe avere più o meno dalla fine di questa settimana, dall'1 giugno in poi, potremmo assistere magari a fasi di debolezza. Vediamo cosa succederà. Al momento quello che il mercato ci sta dicendo è long, 8.500 confermati, se li conferma anche in chiusura di questa settimana. È una conferma anche sul weekly, quindi ragazzi c'è poco da dire. La giornata di ieri magari può essere presa con le pinze perché è domenica, vediamo oggi, ecco, se ci chiude sopra, già oggi comunque c'ha un gran valore. In ogni caso è un'ulteriore conferma, faremo un'analisi su Bitcoin dedicata sul lungo periodo nelle prossime settimane proprio per rianalizzare quello che ho detto nel webinar delle scorse settimane. Passiamo ad Ethereum, invece Ethereum ci dà un punto interrogativo perché Ethereum non ha rotto i 280. Non rompendo i 280, questo ciclo che vedete su Ethereum non è rialzista in questo momento. Quindi di nuovo abbiamo un piccolo neo all'orizzonte. Ethereum deve andare qui, ragazzi, deve andare qui perché se non va qui, cioè se non sale sopra i 280, conferma sempre daily almeno, vuol dire che questo ciclo tecnicamente non ha raggiunto un livello di nuovo massimo e potrebbe anche diciamo andare a chiudere sotto il minimo precedente, quindi magari fare una cosa del genere, perché ancora non è andato sopra i massimi a 280 dollari. Se non lo fa nell'arco dei prossimi giorni, ma di solito le altcoin, ragazzi, se Bitcoin regge per 2 o 3 giorni, poi accelerano. Allora, ok. Se non lo fa, attention su Ethereum, quindi io lo metterei come una fase di sicuramente long, rialzo, ma un po' neutrale, non andateci cauti fino a quando non siamo sui 280 perché li deve rompere. Il trend resta assolutamente rialzista, non venite a posizionare short contro trend su questi mercati, lo dico da più di un mese, non si va short su mercati che sono long, ragazzi, ok? Non mi fate short su questi mercati, ok? In questo momento. Però magari chi di voi vuole fare un
un tentativo di possibile short intraday sulla chiusura ciclica. Quando si avvicinano le fasi di chiusura ciclica, magari potete provare, se siete molto bravi, a fare trading. Però io qui andrei molto cauti. Quindi Ethereum abbiamo dal punto di vista di analisi tecnica ancora tutti i livelli validi, 2,80 per quanto riguarda la resistenza. Se non rompe e non accelerano nei prossimi giorni le altcoin, attenzione, perché nella fase di close ciclica potremmo andare a fare un minimo sotto 225. La vedo difficile. Ma il mercato delle cripto ci ha stupito sempre nelle cose che fa. E vediamo adesso un'occhiatina piccolina al nostro super Binance Coin, giusto per ragazzi darvi un'occhiata generale. Ho fatto un video dedicato ancora una volta a Binance Coin, tutto in trend rialzista. Si sì, ha fatto questo ribasso ieri, ma insomma ragazzi non sta facendo nemmeno una rottura della trend line. La trend line assurda questa qui è altissima, c'è cioè una pendenza ingestibile, non credo che il mercato regga una pendenza di questa, quindi sono sempre più dell'idea che Binance dovrebbe riavvicinarsi a questi livelli di prezzo, più o meno 31-32, verso la scadenza ciclica del 10 giugno, che ancora una volta esiste anche su Binance. Va bene, ragazzi? Quindi, dal punto di vista grafico, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Bene, siamo alla fine del video di lunedì, analisi ciclica, analisi tecnica a tutti i livelli indicati. Ragazzi, fate festa ogni tanto, chi di voi è long, ce ne ho tanti in Academy che sono long da 4.003, 4.004, e fate festa ogni tanto anche noi, perché se facciamo bene delle cose è giusto comunque anche un po' beneficiarne da un punto di vista emotivo. Stiamo sempre con gli occhi attenti, non liberate il mostro emotivo che è in voi, cioè se siete rimasti fuori, avete fretta di salire sul treno, non fate errori emotivi basilari, andatevi a vedere qualche video, c'è una playlist sul mio canale, gli errori emotivi nel trading online, spulciateveli tutti perché vi aiuto in questo momento, non vi dimenticate di queste cose. Io vi volevo ringraziare come sempre e invitarvi a iscrivervi al canale perché ho in serbo delle cose più carine anche nella prossima settimana, in questa settimana che verrà, scusate, e nella prossima ci saranno nuovi video. Io ogni tanto penso, faccio un video diverso dalla solita analisi e poi Bitcoin mi fa nuovi massimi. E cosa faccio? Non vi mostro i grafici. Ciao a tutti, noi ci vediamo mercoledì sul canale con il prossimo video. Ciao!